Allora, Molteni, si deve dimettere il ministro Boschi? Assolutamente sì, c'è un conflitto di interessi gravi che deve essere evidentemente chiarito rispetto alla sua posizione all'interno del governo. Se è vero come è vero che nel decreto salvabanche che adesso viene inserito all'interno della legge di stabilità c'è un codicillo che parrebbe esentare da responsabilità gli amministratori attuali, a me non interessa se il ministro Boschi non abbia partecipato al Consiglio dei Ministri che ha approvato e votato quel decreto salva banche e ammazza risparmiatori. Io credo che ministri si sono dimessi per molto meno. Noi presenteremo anche noi la mozione di sfiducia. Io credo che per rispetto di quei 150.000 risparmiatori pensionati che sono stati truffati, frodati e derubati, il ministro Boschi abbia un senso di responsabilità e di dignità verso queste persone e si presenti dimissionario in Parlamento. Allora,